Oggi nasce Catania 2.0, siamo qui al Palazzo Platamone e stiamo presentando alla città ciò che insieme a un gruppo di 100 giovani a Catania abbiamo preparato. È nato questo cartello, sostenuto spontaneamente da giovani tra i 18 e i 30 anni che credono fortemente che giunti a questo punto sia necessario un impegno in prima persona dei giovani che hanno la responsabilità di rimettersi in discussione ed essere un po' una risorsa per questa città. Aderiamo con successo e con entusiasmo all'appello lanciato dal sindaco Stancanelli nel fondare il raggruppamento civico Tutti per Catania e proprio per questo vogliamo dare il nostro valido contributo. Infatti il Movimento ha inteso voler esprimere una candidatura, probabilmente la più giovane della lista di Diego Cimino, il sottoscritto al Consiglio Comunale, a testimoniare l'impegno, la presenza e la volontà dei giovani a Catania di voler dare il loro valido contributo e di voler rappresentare una risorsa per questa città. Ma il Movimento Catania 2.0 è uno di quelli che ha aderito per primo all'idea di questo coordinamento civico che il sindaco mi ha chiesto di seguire personalmente. Nel loro nome portano il segno di una visione molto social, molto smart della città e hanno predisposto delle linee programmatiche molto interessanti che sarà mia cura sottoporre all'attenzione del sindaco per farne un programma di governo. Ma io dico un futuro non soltanto più giovanile, ma in mano ai giovani. Io perché sono qui stamattina? Per dare, come posso dire, la mia non solidarietà, il mio appoggio a dei ragazzi, a queste decine di ragazzi che si stanno scommettendo per Catania, ma non sul piano della persona, ma sul piano dei contenuti e dei programmi, il che io penso sia una cosa importante nella inversione di tendenza che noi abbiamo procurato nella nostra città da 5 anni a questa parte.